Ed è stata presentata ieri una scuola di formazione tutta dedicata al personale delle piccole e micro imprese del territorio, con la collaborazione dell'Università di Urbino, che metterà i docenti, e la Regione Marche, che invece ci metterà i finanziamenti. Sentiamo. Nella sede di economia di Fano in via Arco d'Augusto 2 si è tenuta la presentazione della prima Summer School, la gestione finanziaria delle microimprese, organizzata dal Dipartimento di Economia, Società e Politica e rivolta ad imprenditori, responsabili o addetti alla funzione amministrativa e finanziaria, che ha la prerogativa di affinare e migliorare le competenze in materia di gestione finanziaria delle imprese minori. Noi faremo questo tipo di corso a partire dal 2 di maggio nella sede di Fano in via Arco d'Augusto. È un corso che avrà sia un taglio teorico ma anche un taglio pratico. Ben vengano iniziative come queste che vanno incontro alle imprese, ha aggiunto Tommaso Di Sante, presidente Coldiretti e membro esecutivo della Camera di Commercio delle Marche, presente all'incontro e che ha sottolineato che accoglieremo in tutti i modi queste idee, anche economicamente, investendo in bandi formativi di competenza manageriale come questo corso. Le piccole e micro imprese, dove il più delle volte troviamo una conduzione familiare, non possono permettersi l'assunzione di dirigenti specializzati in grado di dialogare con istituti di credito. A giorno d'oggi invece le banche richiedono un'analisi del fabbisogno finanziario dettagliata, particolare dove le imprese di questo tipo solitamente si incagliano. Ha affermato questo il consigliere Mirko Carloni, che ha contribuito alla stesura del progetto e in rappresentanza anche della Regione Marche, che finanzierà l'operazione con 25.000 euro. Questo corso si propone con molta semplicità di dare una serie di competenze, una formazione vera di carattere universitario, che è curata ovviamente dai docenti universitari e che può dare come opportunità a chi ne è interessato quelle competenze di gestione tecnico-finanziaria dell'impresa. Quindi sarà una summer school che in altri contesti regionali costano davvero tanto per chi vuole partecipare, con il contributo della regione sarà gratuito. Le adesioni, massimo 25 persone fino ad esaurimento posti, saranno accettate fino al 29 di aprile. Per le iscrizioni è possibile visitare la sezione Studia con noi al sito www.uniurb.it.